schiacciato. Ho cominciato a conoscere Salvatore D'Albergo nella prima metà degli anni Ottanta, quando, giovane studente universitario, non ancora iscritto a nessun partito e organizzazione giovanile studentesca, cominciai a impegnarmi nei movimenti pacifisti contro l'installazione dei missili a Comiso. La forte contrapposizione allora esistente tra i due blocchi comportava il rischio, non più meramente ipotetico, di un innalzamento del livello di tensione con sbocchi imprevedibili, tra i quali anche l'uso sciagurato dell'arma nucleare. Questo incontro rappresentò per me l'inizio di un nuovo modo di intendere l'impegno sociale e politico. Le manifestazioni e le iniziative cui fino allora avevo preso parte, pur degne del massimo rispetto e della più nobile considerazione, si limitavano entro il perimetro di una più o meno astratta perorazione di un pacifismo fine a se stesso, legato quasi esclusivamente a una lotta contro l'installazione dei cruise e dei pesci e contro il pericolo nucleare. Ci si riduceva, insomma, a una discussione sulla dicotomia guerra e pace. Il riferimento all'articolo 11 della Costituzione era anch'esso più che altro simbolico. Il movimento pacifista, al cui interno erano rappresentate molte componenti sociali, politiche e culturali, comuniste, cattoliche, socialiste, vedeva nell'immenso dispiegamento tecnologico nucleare di cui era testimone il potenziale distruttore dell'umanità. Tra le iniziative che si misero in campo ricordo l'indizione di un referendum consultivo. Fu la prima volta che partecipavo in prima persona a una raccolta di firme. Nella vorticosa serie di iniziative che venivano quotidianamente organizzate rientrò anche un incontro dibattito cui partecipò tra i relatori Salvatore D'Albergo. Se non ricordo male, l'altro relatore era il magistrato di Magistratura Democratica Vincenzo Accattatis. Salvatore esordisce come al solito in modo tranquillo, con quella sua cadenza biascicata a metà strada tra l'accento siciliano e lombardo, non destò in me un'impressione immediatamente favorevole. Poi, lentamente, come in un climax crescente, vidi innalzare la forza del suo eloquio e delle sue argomentazioni a livello che per me rappresentavano un'assoluta novità. Ci fece capire, almeno io spero di averlo capito, che trincerarsi nel ridotto, e qui uso una metafora svizzera-italiana, cioè nel recinto pacifista, rappresentava un'opzione miope e in ogni caso perdente. Occorreva saldare l'impegno contro l'installazione dei missili con l'impegno su più vasta scala diretto alla ricerca e comprensione del significato più profondo e pericoloso che stava dietro a quella decisione. La vicenda dei missili investiva in modo diretto aspetti fondamentali della vita democratica in Italia: le prerogative del Parlamento e di altri organi costituzionali, messe fuori gioco dal trasferimento al Presidente degli Stati Uniti del potere di decidere quando e come l'Italia debba entrare in una guerra nucleare, il controllo democratico del territorio, l'ampliamento dei diritti sociali e civili dei cittadini, sottoposti ai vincoli delle compatibilità del complesso militare industriale. In sintesi, lottare per la pace significava, secondo D'Albergo, lottare contro le limitazioni dell'agibilità democratica, contro la logica di espropriazione o riduzione degli spazi decisionali, per l'affermazione piena dei principi e dei valori sanciti dalla Carta Costituzionale. Che lezione!
La lotta per la pace si riempiva di nuovi e più profondi significati. Non si trattava solo di un impegno diretto all'affermazione di un mondo senza missili e senza guerra, tipico di una cultura pacifista scarsamente collegata alle dinamiche politiche e sociali, bensì occorreva agire più in profondità, unificando in un unico blocco le diverse e variegate realtà che, a seconda del campo disciplinato di riferimento, se tecnico-scientifico o socio-umanistico, facevano un'opposizione limitata e parziale. È in tale lettura del movimento storico che si inquadra la costante volontà di Salvatore di avere rapporti stretti con l'USPID, l'Unione Scienziati per il Disarmo, nata proprio in quegli anni a Pisa in coincidenza con la vicenda dei missili. L'unitarietà del sapere era per D'Albergo un fattore imprescindibile della lotta politica. La separatezza tra scienze sociali e scienze naturali, fortemente voluta e praticata all'interno delle università, rappresentava uno dei principali fattori di autoalimentazione del sistema di dominio del potere capitalistico. Il ruolo e le finalità della scienza non possono rimanere all'interno dei confini di un puro tecnicismo. Essi chiamano in causa l'idea di democrazia e di controllo sociale. La riduzione del sapere in gabbie circoscritte ha comportato inevitabilmente un riduzionismo mentale che ha fatto dileguare la ricerca di una visione complessiva dei fenomeni ed ha ingigantito le infinite specializzazioni e la separazione non solo tra le varie discipline, ma anche all'interno delle stesse discipline. Insomma, a mio avviso, un'operazione ideologica, intesa marxianamente come falsa coscienza, portata avanti dalla classe dominante per scongiurare l'appropriazione di una coscienza critica dei processi storici e per far posto ha una visione pragmatica della vita e dei comportamenti, tipica della cultura anglosassone. Il dibattito che si stava svolgendo sulla questione della pace veniva giudicato da D'Albergo molto riduttivo, poiché affrontato entro i limiti angusti degli slogan no alle armi, no alla guerra. Mancava una relazione tra le istanze del movimento pacifista e i dettati della Costituzione sul tema della pace e sulle loro profonde connessioni. La cosa era particolarmente grave poiché ancora una volta le questioni di diritto erano accantonate nella convinzione che fossero materia da relegare all'interno di una cerchia di specialisti, mentre per Salvatore esprimevano una fortissima caratterizzazione sociale. Se mi è permesso una breve digressione personale, posso dire che grazie a Salvatore ho potuto appropriarmi di concetti che nello studio puramente manualistico del diritto pubblico non mi erano completamente chiari. La distinzione tra Stato-comunità e Stato-apparato assumeva un significato chiarissimo se si andava un po' più a fondo nell'analisi dell'articolo 11 e tale analisi non era effettuata sulla base di un sapere specialistico, ma era innervata nelle dinamiche storiche e sociali dell'Italia degli anni Ottanta. Se le manifestazioni erano dirette a rivendicare e affermare un diritto alla pace, Salvatore implicitamente richiamava l'attenzione sul più importante diritto di pace. In occasione di questa commemorazione, ho avuto modo di riprendere le riflessioni di Salvatore sul tema della pace, contenute nel libro Costituzione e organizzazione del potere nell'ordinamento italiano, libro pubblicato nel 1991. Forse non è un caso che siano state svolte all'indomani della questione dei missili e della mobilitazione del movimento pacifista. Scrive Salvatore a pagina 180. Quello che è entrato a far parte del sistema costituzionale come spirito innovatore ed unitario destinato a vivere in via permanente
Nonostante le diaspore della quotidianità, come punto profondamente ispiratore della resistenza e dell'ideologia giuridica della Costituzione, è stata ed è la cultura antinazionalistica della pace, come base della fondazione di rapporti in cui cittadini, lavoratori, popoli possono trovare un legame coerente tra rivendicazione di dignità personale, di diritti inviolabili e di eguagliamento nei rapporti economici e sociali. Fine della citazione. Questo significa che la Costituzione non si limita a una affermazione dei principi fondamentali in materia di guerra e di pace, ma pone in atto una serie di meccanismi che impediscono che le scelte cruciali in tali ambiti siano sottratte alla sovranità popolare e al suo controllo. La Costituzione italiana sancisce all'articolo 11 il principio del ripudio della guerra, che all'interno di una Costituzione programma come la nostra apre grandi spazi e opportunità per agire in una direzione pacifista, sia ai nostri organismi legislativi, sia agli organismi amministrativi e governativi tenuti a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari a inverare il principio sancito dalla norma. Siamo esattamente all'opposto da quanto messo in atto da Parlamento e Governo in merito alle cosiddette missioni umanitarie di pace. Nel libro citato, D'Albergo fa della pace uno dei valori su cui si incardina la nostra Costituzione in quanto appunto Costituzione programma. Egli scrive a pagina 183: nella Costituzione di democrazia sociale la questione della pace non è espressiva di una cultura meramente pacifista, ma di una concezione complessiva dei rapporti politici, economici e sociali, per cui il potere militare non viene più considerato come il supporto del vertice dello Stato, perché la democrazia popolare riassorbe in sé ogni valore nei termini di una cultura che, respingendo l'autoritarismo, tende a legittimare l'apertura di una nuova fase nelle relazioni nazionali e internazionali, nelle quali la libertà dei popoli e dei cittadini siano due facce di una medesima questione sociale. Fine della citazione. Pertanto il diritto di pace, insito nella Costituzione italiana, sta alla base della definizione di nuovi rapporti sociali e di una più avanzata organizzazione dello Stato. La vicenda dei missili a Comiso indica un drammatico arretramento della democrazia a favore della volontà e del potere di comando delle elite militari, relegando il popolo italiano a mero spettatore, senza alcuna possibilità di decidere in modo autonomo e sovrano del proprio futuro. L'accumulazione di potere reale da parte del complesso militare industriale andava a porsi in radicale contrasto con il diritto di pace, che è alla base della salvaguardia e dello sviluppo dei diritti civili e delle libertà dei cittadini. Pertanto, non v'era dubbio che l'introduzione in Italia di tecnologie militari nucleari avesse una forte incidenza anche sul piano giuridico istituzionale, perché inaugurava una Costituzione materiale in palese contraddizione con le conquiste sociali, politiche e giuridiche all'indomani della conclusione del secondo conflitto mondiale. Chi avrebbe deciso le modalità e i tempi relativi all'uso dell'arma atomica? Certamente non il Parlamento italiano, che si sarebbe spogliato delle sue prerogative a vantaggio di un signore della guerra straniera, il Presidente degli Stati Uniti. Nel diritto di pace trova spazio e significato per D'Albergo una concezione del diritto, egli scrive a pagina 184 dell'opera citata poc'anzi, concezione del diritto come potere antagonistico all'organizzazione della forza per reprimere ed opprimere la società,
secondo il principio di conservazione dell'ordine sociale costituito, forza che, nel caso dei rapporti internazionali, assume le caratteristiche della violenza bellica che, le caratteristiche delle violenze belliche che nei rapporti interni assume le caratteristiche della tutela anche repressiva dei poteri sociali dominanti e quindi della conflittualità anche unilaterale dello Stato classista. Fine della citazione. La cancellazione del diritto di pace, come era avvenuto nel caso dei missili e come sta avvenendo in questi anni con le missioni militari all'estero, costituisce un vero e proprio attentato alla Costituzione repubblicana e antifascista, la rottura di uno dei principali assi portanti della nostra Carta, in contrapposizione alle logiche della guerra, inteso da D'Alberto appunto come antitesi del diritto. Proprio in nome del diritto di pace può risultare possibile la legittima rivendicazione del diritto di resistenza, come piena attuazione dei diritti politici e sociali per la difesa dei valori e dell'ordinamento costituzionale nei cui confronti ogni cittadino che si professa democratico non può restare indifferente. In questo breve intervento pieno di ricordi non posso sottacere il fatto che Salvatore ha influito in maniera determinante sulla mia decisione di iscrivermi prima al circolo universitario della FGC e successivamente alla sessione universitaria del Consiglio di Pisa. In questi ambiti ho avuto modo di incontrarlo numerose volte e di apprezzare i suoi interventi, sempre più duri, ma puntuali, man mano che ci si avvicinava alla morte del Partito Comunista. I momenti più entusiasmanti furono quelli vissuti nel movimento degli autoconvocati del PC, in cui, secondo me, Salvatore ha dato il meglio di sé. Forse perché libero dai lacci e lacciuoli di un apparato burocratico sempre più asfissiante, rappresentato da personaggi pieni di ipocrisia, intenti solo al doppio gioco e a costruirsi intorno un sistema di potere privo di qualsiasi orientamento ideale. Erano i tempi in cui Salvatore, se non picchiava duro, si alzava e se ne andava. Tanto, come dice un detto napoletano, a lavare la testa all'asino si perde tempo, acqua e sapone, e io aggiungo anche la salute. Quando decisi di abbandonare Pisa e tornare in Svizzera, uno dei miei più grossi rimpianti fu la consapevolezza che avrei lentamente perso i contatti con Salvatore, privandomi della possibilità di attingere a un immenso patrimonio di conoscenze, di cultura, di umanità. Quello che mi resterà di D'Alberto è la capacità